Olivicoltori delle province di Rimini, Forlì e Cesena, buongiorno e ben ritrovati a questo quarto notiziario olivicolo dell'Emilia-Romagna del 27 gennaio 2023. Un saluto dall'AIPO OP e dall'Associazione Frantoiani e Olivicoltori dell'Emilia-Romagna. Anche questa settimana la fase fenologica è di riposo vegetativo. Interventi fitosanitari, non attuare alcun trattamento. Situazione negli oliveti. In questa settimana è arrivata la neve, seguita da forti venti e fredde piogge. Per la settimana prossima sono previsti abbassamenti di temperature anche sotto lo zero. Situazione che possono destare delle preoccupazioni per l'olivicoltore. Infatti, bene ricordare che i diversi tessuti dell'olivo, se verdi, come le foglie e i giovani rametti, possono manifestare danni a temperature di meno 3-4 gradi centigradi, particolarmente se perdurano per più nottate. Diverso è invece se gli olivi sono potati da poco e con tagli importanti non cicatrizzati, perché i danni potrebbero interessare i vasi xilematici e si noterebbe alla ripresa vegetativa un forte riscoppio vegetativo sotto al punto di danno e una debolezza e scarso rigoglio vegetativo sopra. Al momento si può escludere che la neve caduta abbia causato rotture di rami, visto il rialzo termico che ne è subito seguito. Sono stati segnalati alcuni danni meccanici che hanno riguardato prevalentemente piante già affette da carie o altre patologie e qualche olivo con un eccesso di chioma, laddove la neve, posandosi, ha provocato un carico insostenibile per la branca o per il ramo, branche e rami eccessivamente orizzontali che il peso della neve ha contribuito a rompere. Possibili danni sono arrivati invece dal forte vento di lunedì 23 gennaio, dove nei punti di controllo settimanali si sono rilevate nei rametti ferite da fregamento e da urti che hanno provocato delle microlesioni, che potrebbero rivelarsi punti di penetrazione soprattutto per il batterio responsabile della rogna dell'olivo. Altro problema che potrebbe manifestarsi nei prossimi giorni è il gelicidio, un fenomeno recente ma che in questi ultimi anni è sempre più diffuso. Consiste con l'evento di precipitazioni dove le gocce d'acqua sono molto fredde, a volte ghiacciate, e l'abbassamento delle temperature dell'ambiente sono anche ben inferiori a quelli della neve. Ciò può provocare nella pianta d'olivo uno shock termico e vere e proprie ustioni da gelo, soprattutto a carico della chioma dell'olivo, dove si rendono evidenti comparse di perdita di colore della foglia, che diventano gialle, marroncine e poi cadono. Contro il gelicidio, purtroppo, è impossibile qualsiasi attività preventiva. Preme invece far presente a tutti gli olivicoltori che, come lo scorso anno, si stanno programmando le attività di potatura utilizzando squadre di potatori particolarmente abili. Considerato che per predisporre un adeguato calendario di servizio in grado di soddisfare tutte le richieste serve tempo, si chiede agli interessati di porsi sin da ora in contatto con i tecnici Strada Orazio e Turchi Pierluca o i frantoi di proprio riferimento. Ed ora un saluto e un arrivederci al prossimo notiziario olivicolo dell'Emilia-Romagna. Campagna finanziata con il contributo della Unione Europea e dell'Italia.